Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova video ricetta. Oggi, come leggete dal titolo, faremo il seitan fatto in casa. Il seitan, per chi non lo conoscesse, si fa dal glutine del frumento ed è un valido sostituto per chi vuole rinunciare alla carne. Magari c'è chi vuole rinunciare alla carne per motivi di salute, c'è chi lo fa per motivi etici, quindi perché magari è vegetariano o vegano. In ogni caso, negli ultimi anni, diciamo, il seitan sta conoscendo proprio un'esplosione di popolarità e veramente, diciamo, nei libri, nelle riviste, su internet si legge veramente ricette per preparare il seitan di ogni sorta. Io ho conosciuto il seitan appunto nel mio viaggio scoperta dei vari alimenti possibili. Dovete sapere che chi è, diciamo, appassionato della cucina è anche appassionato a scoprire nuovi alimenti. Noi oggi prepareremo il seitan partendo direttamente dal glutine di frumento, che si trova comunemente, diciamo, nei supermercati, quelli biologici, per intenderci, tipo il Natura Sì. Dico il Natura Sì perché, diciamo, è il supermercato biologico forse più conosciuto in Italia, ma volendo il seitan si può preparare partendo dalla semplicissima farina di grano. La preparazione partendo dalla farina di grano è molto lunga, è complessa, richiede molto lavoro. Come ben sapete, io non mi spavento a fare operazioni lunghe e complesse in cucina, e quindi sarei anche potuto partire dalla farina. Io sinceramente scelgo di proposito a non partire dalla farina, perché non tanto appunto perché è una preparazione lunga e laboriosa. Se girate un po' sul web troverete tantissimi video esplicativi che spiegano veramente bene come farlo, ma quello che mi ha sempre bloccato è che per preparare il seitan partendo dalla farina si spreca purtroppo una quantità d'acqua abnorme, perché si crea una sorta di impasto che deve essere lavato in acqua più e più volte. Quindi io invece utilizzerò, diciamo, il metodo più veloce, ovvero partendo proprio dal vero e proprio glutine di frumento, perché quello basta impastarlo e già, diciamo, impastarlo e cuocerlo, e poi, diciamo, il gioco è fatto. Paradossalmente, per questa ricetta sì, mi rivolgo ai vegani e vegetariani, ma io soprattutto mi voglio rivolgere anche proprio a chi invece fa regimi alimentari, diciamo, onnivori e che mangia appunto la carne, perché, diciamo, secondo me può più interessare appunto gli onnivori questa ricetta, perché così è un po' una ricetta un po' scoperta dell'alimento, che i vegetariani e i vegani. Anzi, se c'è qualche vegetariano e vegano che segue questo video, può darmi qualche consiglio e dritta in più nella realizzazione del seitan, perché appunto questo seitan poi va, prima di essere consumato e impiegato in altre cotture, comunque deve subire una prima cottura in brodo. Quindi noi in questa ricetta di oggi faremo più focus sulla preparazione del brodo e della cottura. Ecco qua che vicino da me stanno ampliando la metropolitana, e quindi praticamente c'è un bordello allucinante di omini che lavorano. Non so se si sente la telecamera, credo di sì. Quindi ragazzi, in definitiva, già ho fatto una presentazione lunga, ma per questa ricetta più che mai era d'obbligo. Quindi drizzate tutti le orecchie, sia chi è vegetariano e vegano e già conosce la ricetta, così loro potranno darmi qualche consiglio in più, e anche voi che magari siete onnivori e vi potete dare, diciamo, appunto potete scoprire una nuova preparazione da utilizzare in cucina. Ragazzi, partiamo dagli ingredienti, dopo realizziamo insieme. Oggi avremo come guest star pure gli uomini che stanno facendo la metropolitana vicino a casa mia. Ciao!
Ok ragazzi, ecco qui sul tavolo tutti gli ingredienti che oggi utilizzeremo per fare il nostro seitan fatto in casa. L'ingrediente principale, come accennato nell'introduzione, è il glutine di frumento. Vi ribadisco che questo lo trovate in tutti i negozi di cibi biologici, è facilissimo da trovare. Noi oggi utilizzeremo 120 g di glutine di frumento. Dopo la lavorazione con l'acqua, alla fine otterremo un panetto di seitan di all'incirca 350 g, quindi 120 g di per fare proprio il nostro seitan avremo bisogno di 120 g di glutine di frumento e acqua. Dopodiché, ottenuto il panetto, lo cuoceremo in un vero e proprio brodo. Tutte le spezie per il brodo sono veramente opzionali, e potete scegliere voi la spezia che vi piace di più o di meno. Magari qualcosa io non la metto, voi la potete aggiungere. Diciamo, la preparazione del brodo va moltissimo a gusto personale. L'unica cosa che forse vi consiglio comunque di mettere sono questi due ingredienti: la salsa di soia all'incirca, oggi ne utilizzeremo 3 cucchiai, l'alga kombu e un pizzichino di zucchero. Ecco, non l'avevo messo in è un pizzichino di zucchero. Queste tre cose mettetele perché diciamo sono un po' la base per un buon brodo da seitan. Dopodiché, come nella più famosa tradizione, metteremo sedano, cipolla e carota. Metterò anche uno spicchietto d'aglio, della paprika dolce, dello zenzero grattugiato e un pizzichino di pepe. Ovviamente poi correggeremo il tutto con un po' di sale. L'ultima cosa che non ho detto è quella di procurarvi una retina da macellaio. È una cosa un po' controsenso, stiamo facendo un piatto vegetariano vegano, ma abbiamo bisogno di uno strumento che solitamente usano i macellari, ovvero le retine per arrosti, proprio perché questo nostro panetto di seitan che andremo a formare, per cuocerlo poi nel brodo, lo dobbiamo avvolgere, avviluppare nella classica retina da macellaio. Questo me lo sono fatto dare appunto da un macellaio, ne serve giusto un pezzettino. Ok ragazzi, iniziamo subito a preparare. Ok ragazzi, per fare il panetto di seitan è facilissimo. Versiamo i 120 g di glutine di frumento in una ciotolina e aggiungiamo gradualmente all'incirca 100 g d'acqua. Ovviamente ragazzi, andiamoci piano con l'acqua, deve venire grosso modo un impasto pizza, quindi ragazzi c'è veramente pochino da vedere. Io incomincio a mettere un po' d'acqua, incomincio ad impastare fino ad ottenere un bel panetto. Ok ragazzi, ci vediamo appena il mio panetto di seitan è formato. Ripeto, non fate come se stesse facendo una bella pizza fatta in casa. A dopo. Ok ragazzi, abbiamo ottenuto questo panetto che ovviamente, essendo che è glutine allo stato puro, apparirà molto gommoso ed elastico. Va benissimo così. Prendiamo la nostra retina per arrosti e... scusate perché non è facile. Voilà. E mettiamo il nostro seitan all'interno di una retina. Non so se dalla telecamera si vede bene, proprio già così sembra veramente un pezzo di carne. Ok ragazzi, taglio le estremità, pratico un nodino e andiamo a fare il brodo. Ok ragazzi, quindi adesso prepariamo il brodo e cuociamo il nostro seitan. Aggiungiamo la cipolla, lo spicchietto d'aglio, il pezzettino di sedano, la carota. Ragazzi, alla fine stiamo facendo un vero e proprio brodo, quindi tutti gli ingredienti vanno messi insieme senza un ordine particolare. Metto anche 3 bei cucchiai di salsa di soia, il pezzetto di alga kombu, voilà. Mettiamo una
generosa spolverata di zenzero, voilà, una spolverata di paprika, la mia è paprika dolce, un pizzichino di pepe, un cucchiaino di zucchero e la punta di un cucchiaino di sale. Ne mettiamo così poco perché, come ben sapete, la soia già diciamo è salata già di per sé. E infine, con delicatezza, ok, mettiamo il nostro seitan a cuocere. Considerate che appena il mio brodo raggiungerà l'ebollizione, metterò al minimo il fuoco, metterò il coperchio e lascerò cuocere per circa un'ora. Ok ragazzi, non c'è null'altro da fare né da vedere, quindi ci vediamo fra un'ora. Ok ragazzi, è passata all'incirca un'ora e 10 minuti da quando il nostro seitan cuoce. Ok, ho spento nella pentola, ho tirato fuori il seitan, l'aspetto è così, proprio sembra veramente un pezzo di manzo, un pezzo di carne. Lo tolgo dalla retina quando ancora è caldo, perché ancora, diciamo, il nostro seitan non è ancora pronto per l'uso. Adesso io lo tolgo dalla rete e lo affetto. Comunque vi faccio vedere, intanto faccio questa operazione noiosissima di sfilarlo dalla rete. Ok, abbiamo tirato fuori dalla retina il nostro seitan, è ancora caldo e anche il brodo è caldo. Ancora non è pronto, diciamo, per essere consumato ed utilizzato, diciamo, nelle varie ricette, perché adesso da caldo e da affettato deve riposare nel brodo che abbiamo realizzato. Quindi a me dispiace perché si vedrà si vedrà poco attraverso la telecamera. Ok, questo è il seitan al suo interno, lo affetto così, ricavandone delle vere e proprie fettine, voilà. Queste le adagio all'interno di una ciotola, aspettate, ne faccio un'altra fettina, voilà, le adagio all'interno della ciotola e ovviamente poi a telecamere spente finirò tutta questa operazione, dopodiché le ricopro per bene con il brodino caldo appena fatto. Ok, quindi le lascio raffreddare per un paio d'ore, dopodiché le metto in frigo per almeno un giorno fino al momento in cui appunto queste mi serviranno. Ovviamente ragazzi, non sono da consumare, il seitan non è da consumare così com'è, ma diciamo a sua volta ha bisogno di essere diciamo ricucinato in altre ricette. Possiamo fare, che so, delle simili cotolette, possiamo fare un sugo, un ragù di seitan, cosa che io farò e vi mostrerò in una futura ricetta. Possiamo fare uno spezzatino, cuocerlo in umido con delle verdure, insomma ragazzi, tutte quelle ricette che noi faremmo normalmente con la carne. Ok ragazzi, la ricetta per oggi finisce qui, ma restate collegati perché se vi interessa appunto qualche ricetta per cucinare, diciamo per poi mangiare veramente il seitan, ne farò qualcuna qui all'interno del canale. Quindi vi do un grosso bacio, saluto tutti, vegetariani, vegani e non, e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao da Mauro!